tutto quello di cui sentite parlare in questo paese, riguarda le differenze. È tutto quello di cui i media e i politici parlano sempre, delle cose che ci rendono differenti, l'uno dall'altro. È così che la classe dirigente opera in ogni società, provano a dividere il resto delle persone, lasciano che i ceti medio e basso si combattano a vicenda, in modo che loro, i ricchi, possano scappare con tutti i fottuti soldi. È piuttosto semplice, e si dà il caso che funzioni. Sapete? Tutto ciò che è diverso, razza, religione, background etnico e nazionale, lavori, guadagni, istituzione, status sociale, sessualità. Qualsiasi cosa che ci faccia continuare a combattere uno contro l'altro, così che loro possano continuare a prendersi tutto. Ecco la descrizione delle classi economiche e sociali in questo paese. Il ceto alto prende tutti i soldi e non paga le tasse. Il ceto medio paga tutte le tasse e fa tutto il lavoro. I poveri sono lì solo per fare cagare sotto il ceto medio. Fa che continuino a presentarsi al lavoro. Sono tutti uguali. Vi faccio vedere com'è la politica in America. Eccola qua. Penso che il pupazzo a destra condivida le mie credenze. Penso che il pupazzo a sinistra sia più vicino a me. Ehi, un momento, c'è un solo tizio che manovra entrambi i pupazzi. Torna a letto, America. Il tuo governo ha il controllo. Ho questa sensazione, perché c'è un piccolo gruppo di persone che comanda tutto, e la verità non è una fottuta teoria. Non sono un fanatico cospirazionista, in pochi, un'elite molto piccola, che possiede tutte le multinazionali, compresi i media più importanti. Ho questa sensazione che chiunque venga eletto presidente, non importano le promesse che fai nella campagna elettorale, quando vinci, vai in questa stanza di fumatori con 12 industriali capitalisti pezzi di merda che ti hanno fatto arrivare lì. E sei in questa stanza. E scende questo piccolo schermo. E un grosso tizio col sigaro dice: fate partire il filmato. Ed è una ripresa dell'assassinio di Kennedy. Da un'angolazione che non avete mai visto prima. Sembrerebbe presa dalla collinetta erbosa. Lo schermo torna su. Si accendono le luci e dicono al nuovo presidente: domande? Solo. Qual è il mio programma? Per prima cosa, bombardiamo l'Iran. D'accordo.